Le informazioni fornite da Frontex sulla rotta e sulla navigazione sono state molto approssimative, se non fuorvianti, così sorprendentemente. Con una consulenza destinata a suscitare polemiche sul ruolo dell'Agenzia Europea per la Difesa dei Confini, gli esperti nominati dalla Procura di Cutro definisci le indicazioni fornite da Frontex a tutti gli interlocutori istituzionali dopo l'avvistamento della notte tra il 25 e il 26 febbraio lo scorso. Caicco dalla Turchia e poi distrutto alla follia di Cutro con 94 vittime recuperate ancora molti mancanti. L'alibi per i soccorritori mancati, un'opinione dei pubblici ministeri sembra fornire un alibi alla mancanza salvataggio quella notte, quando nelle sale operatorie competenti è stato deciso iniziare un'operazione polizia e non salvare, nonostante le condizioni meteorologiche, senza nient'altro. Nessuno è venuto fuori alla ricerca de Caicco. Ora, dicono gli esperti, si sono avvicinati alle coste calabre secondo un percorso e con momenti diversi da quelli indicati da Frontex. Ma la stessa valutazione, d'altra parte, conferma a 3,34 il radar della Guardia di Finanza intercettò il Cadicò ora a pochi chilometri dalla costa, un'ora prima dell'impatto con la barca secca, ma nessuna pattuglia usciva in soccorso della barca. Eventuali responsabilità nella catena di comando, il rapporto dell'ammiraglio Salvatore Caranente è ora nei documenti delle indagini condotte dal procuratore Pasquale Festa, che ha chiesto agli esperti stabilire una rotta sciaicco e dinamica dell'affondamento. Ufficiali non commissionati Guardia Costiera e Guardia Finanziaria al fine stabilire qualsiasi responsabilità catena comando che ordinava non uscire in mare in cerca catena distrutta 5 ore dopo l'avviso da parte dell'aereo anteriore. Sono state formate alcune famiglie delle vittime assistite dall'avvocato Francesco Verri. Tutte le incoerenze dai dati forniti dall'Agenzia Europea Frontiere all'ufficio della Procura Crotone. Ciò già emerso nell'immediatezza del fatto, già l'aereo Eagle 1 identifica barca sospetta alle 2226, indicandolo come possibile nave migrante. Notifica al centro della situazione fronte a Varsavia. A sua volta alle 2302 25 febbraio 2023. Informa le agenzie italiane Coordinamento Lere Nazionale Centere Pratica Mare. Centro Coordinamento Nazionale presso il Viminale e l'Italian Maritime Rescue Coordination Center in questo rapporto. Frontex ha anche comunicato solo una persona con possibili altre persone sottoponte, indicata da significativa risposta termica da parte degli ABOLS presente sul ponte. La barca aveva buoni galleggianti. Non c'erano giacche salvataggio visibili. Quella IL Mare Force 4 e le chiamate satellitari alla Turchia erano state rilevate. L'indicazione della via nautica errata, ciò che l'ufficio del procuratore del Crotone non è quadrato. Sono i dati segnalati dall'aereo Frontex che indicavano, oltre alla posizione della barca seguita, anche il percorso medio e la velocità di 6 nodi. Tuttavia, esaminando le informazioni